Tre ore e più di 200 chilometri più tardi, gli elegantissimi invitati iniziano ad arrivare e a sgranchire le gambe. Gli invitati sono arrivati, ma gli sposi che fine hanno fatto? Suami, vicino a Vincenzo. Mi hanno fatto aspettare 3 ore davanti al cancello. Sei pronta ad entrare? Io dicevo, sì, sono pronta. Sei pronta? E fa aprite sto cancello, io non ce la faccio più, voglio entrare. No, vabbè, la carrozza. No, non ce la fa. Hai visto quella carrozza? Abbiamo fatto la sorpresa, sapevo che lei piaceva la carrozza, il cavallo. Da piccinino, diceva sempre. Da piccolo lo diceva sempre. Sempre da piccinino, diceva. Mamma, io mo quando mi sposerò... Voglio la carrozza. Voglio la carrozza. Te l'ho sempre desiderato, non me l'aspettavo. Per la prima volta sono salito la carrozza. E così, comodamente adagiati sulla regale carrozza, Lina e Luigi sono pronti a vivere la loro favola. Vedevo tutti dall'alto, tutti che mi chiamavano, tutti con i telefoni, mi sento come se fosse una VIP, non lo so. La carrozza mi è piaciuta, anche il movimento del cavallo, che è come si è comportato con quel trottolino magico. Saluta questi signori, saluta! Dai, dai, su! Digli qualcosa, digli qualche altra cosa, digli ancora! Dagli un bacio, dai, un bacio! Il volo dei piccioni, no, non ci mai capito. E non ci mai spiegato. La libertà, no? È una Dio alla libertà. Volare con l'ingresso degli sposi in sala, la festa ha inizio. E quando entra la scugnizza Vittoria col pesce, il segnale è chiaro per tutti. È ora di mettersi a tavola. Le ostriche erano strepitose. Afrosiatica, po'. Ci danno risotto a sesso puro. Dopo le ostriche, cosa c'è di meglio di un bel piatto di linguine all'astice? Abbiamo scelto l'astice perché è un piatto importante, un bel pezzo di pesce importante. Sono tutti una buona forchetta, sia da parte della mia famiglia che da parte della famiglia di mia moglie. Le forchette volavano sui tavoli. A far atterrare le forchette ci pensa Luigi, dedicando una canzone alla sua novella sposa. E allora ma sì, abbracciamola più forte. Anche se non era la mia tonalità, era tutta un'improvvisata e ho fatto lo stesso perché io sono così.